Quante emozioni, siamo tornati finalmente, siamo ancora in ferie, quindi ne approfitto per stare un po' in live, quindi finite le vacanze, finito, insomma, magari mi faccio qualche un altro po' di mare da adesso fino alla fine delle ferie, però ragazzi, le vacanze sono ancora, proprio la vacanza vera e propria. Cioè Telegram e WhatsApp dal desktop, altrimenti mi fanno casino. Qui Telegram. Quindi dicevo, le vacanze sono ancora in corso, le ferie anche, perché già, voglio dire, questo è. Ne approfitto per trovare un po' di tempo anche per streamare. E ne sono molto contento. Quante emozioni tutte insieme. Ho detto, da quale gioco inizio, ricomincio a giocare, ricomincio a streamare. Quale miglior gioco se non Monkey Island? Perché Monkey Island 2 è il gioco più ideale in questo momento da portare in streaming? Intanto perché è tranquillo, rilassato, sciallo, non ci corre dietro nessuno, fa pochi visual, ma chi se ne frega. Ma perché proprio ieri è stata annunciata finalmente l'uscita di Return to Monkey Island, cioè il terzo episodio della serie Monkey Island, diciamo, per così dire, canon. Quindi diciamo della serie proprio di quello di Ron Gilbert, perché Gilbert, ragazzi, perché noi sappiamo che Monkey Island 3, quello che attualmente è canonico, quindi quello che ha uno stile grafico completamente diverso, Guybrush è molto più slanciato, che tra l'altro è un capitolo della Madonna, non sta a parlare. Però non è canonico, cioè da adesso in poi non sarà canonico, perché le cose non è fatto a Ron Gilbert, non sono andate in quella maniera là. Andranno invece nella maniera che vedremo, se non ricordo male, il 12 settembre, comunque a metà settembre. Ovviamente il sottoscritto ha già fatto il preordine, quindi è tranquillamente per PC, per Switch, eccetera. Ci giocheremo proprio in anteprima, senza dubbio. E per quel giorno lì, per settembre, c'è cioè, largo anticipo, siamo in largo anticipo, vorrò aver finito anche Monkey Island 2. Talmente lo conosco bene che probabilmente lo finirò entro oggi, Monkey Island 2. Però ragazzi, così abbiamo tutta la serie di Monkey Island e sono contentissimo. Allora, dall'ultima volta mi sono accorto che nella furia, nella velocità di dover chiudere, non ho salvato la partita. Però per fortuna Scam, l'applicazione che ospita questi titoli abandonware della Lucas, è una sorta di emulatore di vecchi PC, ha fatto l'autosalvataggio. Quindi non ho perso, credo, nulla. Noi siamo arrivati, se non ricordo male, a Fat Island, scritto PHAT, Fat Island, perché noi stiamo cercando, adesso abbiamo aperto la navigazione, cioè l'embargo di largo non c'è più, abbiamo riaperto la navigazione col capitano Dread, quindi noi possiamo liberamente girare per tutte e tre le isole, sono tre, sono quattro isole probabilmente, non mi ricordo più, quindi Scab Island, Fat Island e Mili Island, quindi sono tre isole. Per cercare questi quattro pezzi di mappa, noi dobbiamo cercare i quattro pezzi di mappa. Cosa contiene? Cosa raffigura questa mappa? Raffigura il tesoro che stiamo cercando, Big Whoop, che è il tesoro a quanto pare più grande, più enorme di tutti i pirati. Come si chiama quello di One Piece? Non mi ricordo. Comunque, paragonabile a quello di One Piece, che poi non ho più visto, insomma, se qualcuno l'ha mai trovato questo tesoro. Comunque, esiste questa leggenda del tesoro Big Whoop. Dai, Brasso lo sta cercando. Nel frattempo che io cerco questo tesoro, le Chuck, che ne abbiamo ucciso nello spirito, cioè che abbiamo ucciso il, in realtà il, lo spettro di le Chuck, nel primo Monkey Island, nel secondo è resuscitato sotto forma di zombie per colpa del voodoo, per causa di un incantesimo voodoo, e quindi ci sta dando la caccia, come al solito, le Chuck ci dà sempre la caccia. Quindi ragazzi, dobbiamo andare per prima cosa a cercare il primo pezzo di mappa. Il primo pezzo di mappa su Fat Island è sicuramente la villa del governatore. Tra l'altro il governatore è lei, Marley, no? Il nostro crush amoroso. E quindi dobbiamo andare a questo. Eccoci qua. Dobbiamo partecipare al carnevale. Posso aiutarti in qualche cosa? Mi chiedono. Tra l'altro ecco già, abbiamo visto, no? Sono qui per la festa del governatore, questo qui era travestito da Le Chuck pirata fantasma. La cena del carnevale del governatore. È solo se inviti, i costumi sono obbligatori. Io dovrei avere sia invito che costumi. Ecco il mio invito. Eccoci qua. Hai davvero un invito? Ce l'hai davvero? Certo, assolutamente sì. Intanto mi sorseggio il caffettino. Ecco il mio costume, il mio fantastico costume. Non lo so,
ballerina, meglio che lo indossi. Lui fa per... dovrei cercare di trattenerti. Lui fa per spogliarsi qua, dice no, no, non qui. E diventa tutto. Va nel spoglio da un'altra parte, quindi vatti a vestire da un'altra parte, ne che stiamo qui. Accidenti, vabbè, manco tutto sta. Oh, come sei carino. Beh, gli stivali danno un tocco di classe, devo dire. Ok, credo che tu possa passare. Andiamo, andiamo a prendere questo primo pezzo di mappa e a parlare soprattutto con Elena, che non ne vediamo da primo capitolo, quindi sono passati non so quanto tempo. È passato del tempo. È passato, credo, un bel po' di tempo, perché Gabrash nel frattempo ha fatto una serie di avventure e si è arricchito, poi... Largo si è fregato tutto. Quindi arriviamo in questa villa e troviamo un contadino. Qua c'è il cane, parla con il giardiniere, lasciamo in pace. Esamina il cane, sono che bella bestiola. Apriamo la porta. Ma questo cane è... raccogliamo il cane. È meglio che tu non tocchi quel cane. Beh, ah, un attimo solo, andiamo un attimo a vedere dietro al retro della casa, no? Di questa bella villetta davanti, è carina. E che cosa troviamo? Sul retro troviamo una pattumiera, Samina, una pattumiera. È un bidone di immondizia ammaccato. Biglietto. Caro servizio dell'altezza urbana dell'isola di Butia, queste buie di altri. Non sbattere i bidoni di immondizia. Quindi siamo su... il governatore sta dormendo di sopra. Quindi siamo su Woody Island. Non fa Thailand. Fa Thailand. Oddio, in realtà. Va bene, apri la porta. E qua c'è questo tizio. Perché in qualche misura l'ho già... sì, qua semplicemente. Ehi, ha messo solo il personale. A coglione, rispondi bene, mi dispiace. Allora, che ti dico? Cos'è tutto quel chiasso? Fare baccano con il governatore, a coglione. Credi di essere meglio che te ne vada, studio di me. Gaglioff. Sono i giovani panda che torna qui, non ho finito, ma questo coltello mi dico in seguito, sto pensando. Attenzione! Mi lasci stare! Aiuto! Mi senti, vattene, se me ne vado intanto. Allora, ragazzi, ecco qua la festa. Dove sono quelle sbarre? Beh, pensavo che ne fossero qui. Che bel costume, no? Schifo. Davvero. Dovrebbe esserci delle fanciulle qui. Sembra che si divertano. Parla. E penso che è tempo di andare a casa. Posso arrivarci con questa gente sulle scale? Le lische. Sembra che Bernardo per l'antipasto. Ospiti, parla con ospiti. Lei, benissimo. Ciao Scrafty, come stai? Si festeggia, eh? Come stai, Scraftone? Mi chiamo Guybrush. Comunque, noi stiamo chiacchierando. Ti ho conosciuto da qualche parte, cazzo. Abbassare il gioco, ma abbassare il volume? O abbassare... che cosa? Che c'hai, Scrafty? Sì, il volume... beh, insomma, è abbastanza basso, dico la verità. Aspetta un attimo. Ma non so come gestirla, sta cosa. Devo provare un attimo, scusate. Potrebbe sentirsi un po' di ritorno. Allora, sai, ok. Quindi in realtà test, pro. Ok, quindi il volume della... grazie Scrafty. Allora, perché io non so se esista un'opzione di volume. Vediamo un attimo, un'opzione di volume della musica. Musica, ecco qua, abbassiamo anche un pochino, facciamo così tipo.
Mi mancano 20 euro per shoppare un bundle di un torneo su Valorant. Mi dispiace perché è limited edition. Scusami, Scrafty, ma tu non riesci a rimediare un 20 euro da qualcuno che te li presta? Testa, mi senti meglio adesso intanto? Si sente meglio? Forse è troppo il volume del microfono? Test, 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 prova, 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 prova. Sento bene. Sì, ma i miei non mi fanno shoppare. Ma non ti fanno shoppare nel senso... Perché... È un problema sta cosa, Scrafty. Devi assolutamente trovare un sistema. Non ti abbattere, perché il sistema sicuramente si trova. Cioè, non ti fanno shoppare nel senso che non ti fanno fare acquisti online. Cioè, ti impediscono di farli. Non gli piace che ho la faccia. In che senso non ti piace che... non gli piace che ho la faccia? Che hai la faccia? Comunque, ragazzi, intanto qua c'è... Li faccio ma raramente. Vabbè, ma tu gli dici, ragazzi, ragazzi, cari genitori. È rimasto... Li spenda in giochi, scusa. Li ho fatti ieri. Però, guarda, in realtà, sì, vabbè, adesso io non ti devo convincere niente a te. Lo sappiamo benissimo che è... In realtà, giocare... spendere soldi per un gioco, proprio per acquistare il disco del gioco, per acquistare la ROM in generale. Che differenza fa? È accettabile quello? Se... Sì, i nostri genitori, cioè i miei genitori quando ero più piccolo, i tuoi genitori attualmente, te lo fanno fare, no? Di giocare a comprare un gioco ogni tanto, no? Che differenza fa tra acquistare un gioco o acquistare un bundle? È esattamente la stessa cosa. Lo so, Scrafty, ti fa qua. Non lo so, questo non so come risolvertelo purtroppo. Cioè, non c'è una. Hai speso molto. Che vuol dire hai speso molto? Comunque, qua, ragazzi, abbiamo la mappa, vedo. Sembra fa parte della mappa di Big Whoop. Raccogliamola. Bene, ho il primo pezzo di mappa. Me ne vado, semplicemente. 320 euro? 320 euro, ragazzi, è. È abbastanza, eh? E intanto io vado. Però il cane è qui. Qual è il problema? Qual apostrofo è il problema, ragazzi? Qualcosa non va, ragazzo? E vabbè, perché annusa il fatto con la mappa. Bel cagnolino. Qualcosa non va, Guybrush? Le ciacche è vivo, io sono allerta. Calcia il cane, adesso faccio di meglio. Stavo parlando col cane. Chi sei? Lei ha chiamato il suo cane Guybrush? Così non dà fastidio, adesso facciamo una cosa meglio, eh? Non capisco perché. Non è poi un granché, ti dirò come nome. Lei dice che il motivo è perché lui è scemo, inutile ed è sempre tra i piedi. Beh, ma lui sicuramente può fiutare degli oggetti del governatore. Forse dovresti svuotare le tasche, ma perché? Prova a prendermi, vecchio! E io scappo, e questo mi lancia, tac, il coso, mi spacca tutti i denti. Claro. Caro Scraftone, non ci pensare, Scraftone. Vedrai che il bundle. Oh, attento al rastrello. Vedrai che troverai un altro modo. Forse tra un po' di tempo a trovare il bundle. A rimediare il ban. Guardatelo, sto preso uno dei suoi ospiti delle prese con una mappa del suo nonno. E quindi mi hanno confiscato la mappa. Un altro calciatore di tesori di dilettante. Portalo dentro. Scade fra poco. Non si può trovare più in là? Magari qualcuno l'ha acquistato. Guybrush. Guybrush Tripwood. Quindi ci riuniamo finalmente con Elaine. Il sole ed unico dolcezza, con tutte le feste che ci sono nelle case di tutte le isole dei Caraibi. Lui doveva capitare proprio nella mia. Quindi c'è questa... È destino cioccolatino. C'è un momento molto toccante. Non parlarmi. Tesoruccio. Vattene. Bignè la crema. Ti avviso. Rosellina. Forse dovrei rinfrescare i vecchi tempi. Cosa? Cosa dove va? Che bello, nuovamente insieme. Ragazzi, non siamo stati così da... Beh... Da quando ho cambiato lavoro e mi sono trasferito senza... Trasferito? Senza lasciare il nuovo indirizzo? Trasferita, magari. È tutto quello che è successo. Accidenti, pensavo... Guybrush, vuoi un suggerimento? È stato uno sbaglio, no? Non dire. Pensavo avessimo fatto un patto. Qua, praticamente, noi dobbiamo addolcirla, d'accordo? E dobbiamo uscire, quindi dobbiamo utilizzare tutte le frasi migliori. Adesso mi rendo conto di quanto sono stato folle. Sia stato folle. No, forse questa non è la cosa giusta.
Eccoci qua. Sei il governatore del mio cuore, tesoro. C'è un tela sdolcinato, cosa? Il solito vecchio Guybrush. Papà. Ecco, magari non diciamo la mia immaginazione o stai ingrassando. Elaine, salvami da questo mulinello di miseria. Fuochino, ci stiamo avvicinando. Se non mi vuoi, allora uccidimi subito. Beh, questa non è certo la cosa più stupida che hai mai detto, stupida che hai mai detto, ma non dire. La vita senza di te è un incubo senza fine. Oh, Guybrush. So che non dovrei avere niente a che fare con te, ma c'è qualcosa nella tua debolezza di incapacità che mi contagia. Ma non dire. Ciò significa che mi lascerei prendere la mappa. Ma, mortacci, ma non dire. La mappa! È solo di quello, di questo che si tratta. Avrei dovuto immaginarlo, proprio così. Se è solo della mappa che ti importa, la... Non fare! Non fare! Niente, ha buttato di sotto la mappa, ragazzi. Pam pam. È meglio che te la vada a prendere fuori, mortacci tua! No, aspetta, aspetta, un attimo, piano di sopra. Prima di andare a prendere la mappa. È andata via! Dove è andata? Penso di averla fatta arrabbiare questa volta, di averla fatta parecchio arrabbiare. Cosa abbiamo qua? Il busto! Lo so, ho sentito parlare del traffico di bus del governatore di Marley. Questo deve essere uno. Raccogli, non voglio rompere niente. La giacca, esamina la giacca. Accidenti alle spalline, a spalline dappertutto. Beh, d'altronde. Raccogli la giacca. Penso che di indossare abbastanza vestiti da donna per il momento. Paravento. Non c'è niente qui dietro. Il divano. Comodo. E poi c'è il remo. Scuola centrale di Caraibica per governatori. Raccogli, ciurma 67. Beh, forse non le mancherà questa vecchia roba. Cofanetto. La mappa flutto, assolutamente sì. Adesso lo andiamo a cercare la mappa. È solo una riproduzione in porcellana di un cofanetto. Come è chiuso? Vabbè, andiamo a cercare questa mappa, scraftone. Dobbiamo cercare il pezzo di mappa. Dove sarà volato via? Qua cos'è? Attenti al pappagallo. Andiamo a prendere il pezzo di mappa, scaftone. Eccolo lì! Andiamo! A parte che... No, no, non sono io, non sono io, non sono io. Abbaia quanto vuoi. Ma... Filbert sta rastrellando là dietro. A proposito, ma io sto cane... Adesso lo raccolgo proprio. Mi piacerebbe, ma questo vestito non ha le tasche. E la mappa se ne va. Non fare, scraftone! Maledetto! Guarda, 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 guarda come fluttua. Pa, para, 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 pa, 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 para, pa. E se ne va. E se ne va verso quella scogliera. Allora, noi facciamo una bella cosa intanto. Caspita. Facciamo una bella cosa intanto, così vediamo di non tornare più qua. Va verso il sentiero. Intanto rimettiamoci per l'amor del cielo il vestito giusto. Mentre sono nel bosco mi libererò di questo stupido costume. Molto bene, bravo. Torniamo un attimo alla villa del governatore. Perché torniamo un attimo dal cane. Sei d'accordo, Scrafty, che tu dici di... Che dovrei fare? Ma per fare che cosa? Per il bundle? Ok, cane. Tu vieni con me, alla fine non lo raccolgo, lo raccolgo, me lo metto nella giacca, ma non lo. Ma non lo calcio perché non si calcia. Allora, che dovresti fare? Fammi pensare, ma scusami, chiedo. Intanto, Scraftone, quanti anni hai tu? Sei giovanotto, credo, credo. Perché in realtà. È per capire un attimo perché i tuoi dovrebbero sapere che fai un acquisto del genere. 13. Hai rubato il cane, ho rubato il cane, sì, Scraftone. Hai 13 anni. I tuoi perché devono sapere che fai un acquisto del genere? Perché tu non ce l'hai? Loro lo sanno. Ma tu perché non hai una tua carta di credito, una tua carta di credito per fare acquisto online? Ok, questo è il problema. Perché uno, cioè, voglio dire, se ti sai gestire. In alternativa, scusa, a te ti mancano 20 euro, ma al di là dei 20 euro...
Ho PayPal, ma non la vogliono ricaricare. Ma perché la devono ricaricare loro? Scusa, tu hai detto che ti mancano 20 euro, no? Quindi tu hai 300 euro da mettere sulla PayPal. Ok? Non lo puoi fare tu? Tu dici, immagino servirà il conto in banca per fare il bonifico sulla PayPal. Comunque, vediamo la. Ecco, la mappa è incagliata qua. Io ho un cane, Samuele il cane. Oh, che bella bestiola! Ah, 300. Quindi tu devi fare soltanto. Tu hai 300 euro già shoppati. Ti servono soltanto 20 euro per il bundle. Per il bundle. Di questa cosa che hai detto, questo limited edition. Il bando sono 60. Tu hai 40, ok. Tu hai in mano hai 300 euro già shoppati là. Poi hai e ti servono 60 euro il bundle. Tu hai 40 euro in mano e te ne servono altri 20. Dopodiché, sì, 60 devono essere messi. Ok. Dimmi quando è finita la pubblicità. Allora. Quindi tu hai. Diciamo, tu hai 40 euro, te ne servono altri 20. Ci siamo? E con questi altri 20 tu hai 60 e li devi mettere sulla PayPal per fare l'acquisto su Valorant. Ok, allora il discorso è, io credo che non ci sia altra alternativa che trovi un amico e te lo fai comprare da lui. Qualcuno che può farlo, un adulto, un fratello, un cugino che lo può fare. Ok, quindi, quindi tu sai, hai su Valorant già un credito di 40 euro. Te ne mancano 20. Questi 20 devi fare. Confusione. Questi 20 tu li devi dare. Li devi dare a qualcuno che ti fa o la ricarica su PayPal e tu poi autonomamente col tuo PayPal, senza dirlo ai tuoi, ti compri la cosa, il bundle, oppure. Con un altro PayPal, col PayPal di qualcuno, una carta credito di qualcuno, e gli fai l'acquisto. Fai l'acquisto e magari non so se su Valorant si può regalare qualche cosa. Se si può regalare, capito, un. Cioè, qualcuno ti fa un regalo a te, no? Del bundle. Voglio dire, nel senso, alla fine il metodo si trova, l'unico fatto è che non devono saperli tuoi. Solo gift card. Beh, non è male gift. Cioè, una bella gift card da 20 euro su Valorant, spendibile. Che però ti sei autopagato semplicemente, c'è cioè, la persona che te lo regala, in realtà gliene dai te 20 euro, no? Che devo fare? Ah, andiamo un attimo all'isola di fatto. Allora, qui io devo un attimo andare dal sto pescatore. Andiamo dal pescatore perché dobbiamo rimaniare una canna da pesca. Eccoci qua. Allora, caro mio pescatore, hai preso niente? Stai scherzando? Ho battuto il mio record poche ore fa, vediamolo, vediamolo. Sono il guardia pesca, ti confischerò la canna. Tu saresti il guardia pesca, eh? Non devo mostrarti nessun distintivo puzzolente, ma è il distintivo che è puzzolente o è lui? Credo che tu voglia solo mettere le mani sulla mia canna da pesca. Sì, non male. Peschi? Certo, perché altrimenti perché mai vorrei la tua canna? Proprio così. Beh, stavo solo pensando ad una piccola scommessa. Sei uno scommettitore? Non vedo perché no. Certo, accetto la tua scommessa. Prima ti lascio che ti dica cosa avevo in mente. Se riuscirai a prendere un pesce più grosso di quanto possa io, ti darò la mia canna da pesca come premio. Dai un bacio d'addio alla tua canna da pesca. E qua c'ha due pipe. Se pesco un pesce devi mangiarlo, vai. Crudo. Dove hai preso un'altra pipa? Cosa? Come ti dico, dovrei mangiare un pesce crudo. Crudo, freddo, con una testa ancora, con la testa ancora attaccata. Cosa dici? Ok. Va bene, scommettiamo.
Fantastico. Non vedo l'ora di farti mangiare la mia preda. Va bene. Con tutti i rifiuti della villa del governatore fatto, il pesce di solito è schifoso. Va bene. I miei non li mangio mai, li vendo solo ai ristoranti. Va bene. Meglio che peschi tu, amico. Va bene. Allora, quindi scaftone. Domando con i miei se posso comprare il filamento per la stampante, ma non so se posso. 50-50 chi puzza? 50, penso che puzzano, che puzziamo tutti qua, sia tutto quello che è stato detto, cioè pure io puzzo con tutta probabilità. No, questa frase comunque, domando con i miei se posso comprare il filamento per la stampante, ma non so se posso. Ma della stampante 3D? Intendi dire? Comunque, questo tizio noi gli diamo il pesce che abbiamo rubato lì alla villa di... come si chiama? Che dove... Getrolamo proprio qua. Plunk! Ehi, ha già boccato! Pofferbacco è un mostro! L'ho preso, che lotta! Wow! Questo è il più grosso... è grosso quasi come il Leviatano che ho appena preso. Sì. Veramente? E dov'è questo Leviatano? Dammi sta canna da pesca, non rompi. Penso tu stia mentendo. Sì, hai ragione, era solo una barzelletta sui pesci. Mi dia questa canna da pesca! Penso che tu sia il vincitore. Mi dia la canna da pesca. Ecco, prendi la canna. Ok, abbiamo la canna, torniamo subito. Allora, con il filamento ci ficco anche una gift card. Con il Bluetooth? Cioè, tu dici, oh, mi servono i soldi per il filamento immagino stiamo parlando della... Ah, pescavo con il Bluetooth, ah, sì. Dico, quindi tu ti fai dare i soldi per il filamento di che cosa? Della stampante 3D? Ok, della stampante 3D. E tu dici, oh, guarda, gli dici che costa 40, non so, quanto costa il filamento? Se no, senti, ma scusa, ma parlaci chiaramente. Dice, senti, no, questo non... Cari genitori, fatemi fare st'acquisto, poi per un po' non acquisto più. Non acquisto più. Ti fai, capito? Fai questo patto con lui. Ho sbagliato, non devo andare qua. Fai questo patto, non acquisto più per un po', capito? Esploriamo prima se è possibile la strada più semplice, Scraftona. Scraftone, quello che, capito, che gli dice chiaramente. Ora, oppure finisco matematica e me lo fanno fare. Scusa, è così semplice, basta fare i compiti? Matematica per le ferie? È una bella. Usa la canna. Vai. Allora fai, maledizione, cosa aspetti? Vai, Scraftone. Fai sta matematica. Fai sto patto. Eccoci qua. No! No! Maledetto! Provaci, fai un patto con loro, Scraftone. Va là e dici, ok, senti, a me mi serve assolutamente sto bundle, mi servono sti 20 euro, quali sono le condizioni? Proprio là e dici, la metti chiaramente così. E quindi andiamo al grande albero. Parapam. Allora. La mappa sta da qua da qualche parte. E qua vedo. Andiamo sull'asse. Quindi adesso il gioco è usa il remo con il buco. E cadiamo e ci rompiamo la testa. Adesso c'è la scena più incredibile scraftone di tutto il gioco, eh? Una delle più incredibili. Guarda bene, eh. Cazzo, ho saltato tutto il pezzo. No, ho inavvertitamente premuto il pulsante. Mannaggia la miseria di... premuto ESC. Questi qua sono i miei genitori. Cioè, arrivano i miei genitori e dicono, no, abbiamo delle cose da dirti, no? E parte, si trasformano negli scheletri e partono a ballare con questa specie di filastrocca. Inutile dire che da piccolo a sto gioco, quando giocavo a sto pezzo, mi cagavo sotto come buona parte delle scene di questo gioco, perché pare coloroso, pupazzoso, eccetera, ma in realtà sono bravi. In realtà c'ha molte scene macabre. Parappa. E vabbè, e quindi lui. Ok,
Inizia pure a ballicchiare. Purtroppo ho premuto ESC, pensavo di fare un'altra cosa, aumentare un po' il volume, invece mi ha fatto saltare, capito? Mannaggia la miseria. Parapam. E lui inizia a prendere appunti, inizia a segnarsi le cose che dicono questi due. E ci tornerà avanti, utile più avanti questa cosa, quello che si sta segnando. Che mi ha inviato? Il bundle, dopo lo vedo, scaftone. Attenzione! Attenzione! Per chi mi avete abbandonato ancora? Perché? Perché? Boo! Ha 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 ha! LeChuck! Ma ti ha ucciso! Non mi hai ucciso, piccolo deficiente. Ero già un fantasma quando mi hai conosciuto. Hai solo distrutto la mia essenza spirituale. Un favore che ti rifarò. Non fare! E così, me stesso in Monkey Island 1. E mi spara con la birra di radice. Adesso io mi rinvengo. Raccogliamo il remo rotto. E adesso sto remo dobbiamo... Guarda, andiamo un attimo su. Un attimo a vedere questa cosa che mi hai linkato, eh. Io sai che non ho mai giocato a Valorant. Mi sembra un gioco gagliardo, francamente. Quindi il bundle è sto coltellaccio così. Quindi armi, ho capito, sono armi... Sì, è bello, io ho visto giocare poche volte, qualche video. Sembra carino, sembra divertente. Quindi sto bundle praticamente sono armi... Ma, allora, fammi capire, sono skin di armi, il bundle, o sono proprio armi vere e proprie? Vedo che è una sorta di fucile a pompa, un coltellaccio... Il Phantom si chiama. E poi sì, questo coltello. La skin, ok. Però ti posso dire che 60 euro per due skin possono essere rare quanto vuoi, ma è parecchio. Per carità, io comprendo perfettamente spendere soldi per... Per i bundle, insomma, per le skin, perché sono un matto come te. L'hai perso... Ah, quindi ecco, vedi, cioè nel senso, cos'è che hai perso? Il bundle, lo stesso bundle, quindi era già uscito? Questo sto dicendo, magari non è detto che tra un po' di tempo non riesca fuori un'altra volta lo stesso. Capito? Ok, allora andiamo alla nave di Dread, perché dobbiamo tornare su Scab Island. Andiamo su Scab... Ok, allora vedi, Scrafty, non ti devi... Ah, uno simile. Torniamo all'isola Scab, vai. Sempre facendo i giri del cazzo, giustamente. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Scraftone, io quando ero piccolo, quando avevo l'età tua, giocavo a questo gioco. Questo che stai vedendo è un gioco della mia gioventù. Cioè, non che sia vecchio adesso, ovviamente. Però, che ne pensi? Vedi la differenza tra i giochi che giochi tu oggi e che giochiamo insieme? Anche io gioco i giochi tuoi oggi e quelli che giocavo io da piccolo. Tu ci giocheresti mai a un gioco simile, per esempio? È un punto e clic, bravo. Allora, parla col falegname. Sì? Vorrei solo dare un'occhiata in giro. No, ti devo dare per cortesia il ramo. Dai. Il remo rotto al falegname. Scusa, mi potresti dare un'occhiata a questo? Hai mai giocato a punto e clicca? Ha una brutta frattura, esatto, riparamelo. Se hai intenzione di usarlo è meglio che lo rinforzi per te. Vai, rinforza tutto. Hai giocato a Pac-Man e a Donkey Kong? Quale Donkey Kong? Con una stecca d'acciaio, bravo. Meglio che il nuovo, assolutamente sì. Il primo Donkey Kong, ti ricordi come si chiamava? Visto che ci siamo e abbiamo una bella sega in mano, andiamo e non facciamo arcade. Oddio, ma quello dici che ci sta che guidi Super Mario? No, che guidi Super Mario devi salire col martello, dagli una martellata, no. Facciamo un dispetto a questi. Usa la vecchia sega lucida con la gamba di legno. Il primo dell'arcade. E mi sa quello che ho detto. Tac, gli ho fatto sto dispetto. Però non mi ricordo perché si faceva sta cosa. Va, andiamoci.
Ah, forse ho capito però perché. Ah, la mia gamba, Luz Braita. Aiuto! Qualcuno chiami un dottore. Vabbè, allora, mo il discorso è. Fammi un attimo parlare col tizio. Non ora! Non vedi che c'è un'emergenza? Allora, scusa un attimo, perché io devo fare in modo che. Ci giocheresti mai un gioco simile, Scrafty? Questo sta ancora a cercare il monocolo. Dipende. Oh, qua non c'è più il tizio perché è andato a riparare probabilmente la gamba di legno. Quindi io sono libero di rubare il martello e rubare gli chiodi. Ale, credo che. Ok, adesso dobbiamo andare a fare un'altra bella cosa. Andiamo verso il ba dal barista. Da cosa dipende, Scrafty? Questo è probabilmente a detta di molti. Ah, c'è la scimmia. A detta di molti, questo qui è il miglior punto e clicca mai esistito. Io non sono d'accordo. Che ci fai fuori della cucina? Perché io sono ancora il cuoco di questo luogo. Ho fatto un intervallo e la legge. Ci hai provato. Ma non funziona. Sei licenziato, come ti permetti? Ho capito, Scrafty, fai qualcosa. Cioè, prendi. Fai un. Per i compiti, fai qualcosa. Cioè, gli hai chiesto, chiedi quali sono le. Scendi a patti. Cioè, quali sono i patti che possiamo fare? È carino. Carino, Giorgio. Allora, usiamo la banana con il monometronomo. Ehi, cosa hai fatto al mio pianista? Niente, mi raccolgo tutti gli animali. Mi sono raccolto pure la scimmia. Serviti pure a portare il mio. Ti ringrazio, amico. Mi sono fregato sia il cane che la scimmia. Raccogliamo la banana qua. No, grazie. Allora, adesso parliamo col barista. Mi scusi. Napoli vibes. L'arco la grande ha lasciato l'isola di Scab per sempre. Bene, bene. Suppongo che tutti i miei lassativi che gli ho infilato nel bicchiere abbiano fatto effetto. Non è esattamente andata così. Cosa? Non ti preoccupare, non li metto in ogni bicchiere. A coglione, non è che stanno qui, eh. Grog, per favore. Voglio piangere. No, no, Scrafty! Ma io ce l'ho il Dumento? No, scusami, eh. Allora, Scrafty, con calma, con calma. Non è detta l'ultima parola. Io ce l'ho un documento, scusa. Apri un po' sta busta. È vuota. Apri un po' sta altra busta. È vuota. Ah, sono un coglione, amici. Devo prima fare un'altra cosa. Allora, devo tornare all'isola di Fat. Torniamo all'isola di Fat. Stiamo calmi, Scraftone. Allora, innanzitutto, se anche non dovessi riuscire a prendere questo specifico bundle. Non è la fine del mondo perché secondo me lo trovi. Lo ritrovi in altri momenti, lo ritrovi da qualche altra parte. Ti potrei anche dire, lo potrei trovare anche su eBay in tutta probabilità. Qualcuno che lo rimette in vendita, se lo compra e lo rimette in vendita. Non lo so, se funziona. Non ti preoccupare, non è la fine del mondo. Vedrai, vedrai. Poi, detto questo, non è. Quando una cosa la vuoi con tutto te stesso, puoi vendere solo il suo account. Ok. Allora non si può fare. Se la cosa la vuoi con tutto te stesso, o scendi a patti in qualche modo con i tuoi, gli dici, ok, ditemi cosa devo fare per avere questi 20 euro che mi servono per fare quest'ultimo acquisto. Per esempio, gli puoi dire, guardate, non acquisto più niente per mesi, mesi e mesi. Sì, ma i miei dicono sempre di no, ok? Oppure fai un raggiro di qualche tipo, cioè ti fai fare l'acquisto da qualcun altro, col PayPal di qualcun altro, capito? Allora, devo andare sull'isola di Fat, tornare. Mi ha dato questa tizia mi ha dato il volantino, lo metto al posto di Guybrush. Andiamo qua e ce ne andiamo. Per esempio, mi posso infilare nel vicolo, vediamo un attimo. Non hai amici con PayPal. Ma infatti, gli amici no, magari devi andare da un adulto. Si può pure fare con carta di credito, eh.
Mi scusi, intanto arriva la guardia. Non siete per caso Guybrush Threepwood? No, il mio nome è Kate Capsize. Capsize. Dovete avermi scambiato per qualcun altro. Kate, eh? Che nome insolito, tu mi dici. Avete forse qualche documento? La mia carta d'identità è sulla nave, la vado a prendere. Vai, vai. Bel tentativo, Guybrush, questo caccia l'arma. Non so come hai fatto a scappare di prigione, ma ora ti ci riporto. No, no, da nessuna parte, non voglio da nessuna parte. Siamo già all'isola giusta. Vai. Adesso la tizia è stata arrestata. E io andrò qui. Eccola qua. Intanto abbiamo la busta vaniglia. Raccogli la busta. Oh, apri la busta. C'è del simil grog qui dentro, molto buono. E poi? Ma no, come solo simil grog? Idioti. Oddio, come si faceva? Scraftone, scraftone. Non mi ricordo come si faceva questa cosa. Non possono tenermi rinchiusa. Idioti. Dai, apriamo sta porta. La porta è chiusa, ma io dovrei avere la chiave. Eccola qua. Hey! Ho ho! Posso spiegare? Grazie per avermi fatto uscire da qui. Vai. Mi perdonerai, ma se non riesco nei paraggi. Vai, vai, vai tranquilla. Devo scoprire chi mi ha incastrato. Nessuno, nessuno. Ma io speravo di trovare... Speravo di trovare un documento. A me serve un documento. Mannaggia quel porco. Mannaggia quel porco. Ma porca miseria. Mannaggia quel porco. Vabbè, niente. Come non detto. Allora, abbiamo rimediato il single grog, che non fa del tutto schifo, ma neanche è quello che mi serve. Allora, dobbiamo fare una cosa un po' noiosetta adesso, scraftone. Intanto, ma perché qua... Allora, dobbiamo cercare l'archivio qua. Esamino lo schedario. Allora, dobbiamo cercare tipo polena. Polena, 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 P. Pirateria filosofica. Pirateria. Resurrezione. Resurrezione è buono. Allora, questo ce lo teniamo, non si sa mai. Allora, portafoglio. No! Romanzi, romanzi, romanzi. Ranch, vedete? Portafogli. Ma scusa, eh? Risurrezione, vedere risurrezione. Forse compri solo il Phantom, quindi puoi acquistare anche soltanto uno dei due. Beh, intanto il Phantom sì. Il Butterfly è quel coltello melee. Ma fammi capire, ma per te hanno un'importanza di qualche tipo questi oggetti, questo bundle? O semplicemente ti piacciono? Perché ti spiego, io non ho mai giocato a quel gioco che giocano tutti, come si chiama là? Fortnite? Non ho mai giocato a Fortnite. Ma devo riconoscere che io giocherei a Fortnite e cercherei di rimediare la skin di Indiana Jones, semplicemente perché è Indiana Jones, quindi ha un valore per me affettivo, ok? Quindi io sarei disposto a fare anche un piccolo acquisto per Indiana Jones, per la skin di Indiana Jones. Quindi per te ha questo bundle che dici ha questo valore qua, o è semplicemente che ti piace? Ah! E che c'entra però il bundle, scusami? Cioè, tu vuoi dare il tuo supporto? Il tuo supporto a questo team? Perché è un bundle di un team specifico?
Scusami, purtroppo non ho mai giocato a Valorant. Ok, qua no, io speravo di cercare Polene, non l'ho trovato. Il bundle aumenta il premio di vittoria. Sono il team più forte del mondo. Purtroppo non capisco. Allora, scusate, andiamo un attimo su Navi. N. Narcisismo, noie, nostalgia, oscenità, orango, olio. Numerologia, nocchettate, narcolepsia, origami, olive, nylon, normalità, nuova età, ortopedia, ottimismo, obesità, nasi, beh, notte. Ma scusa un attimo, cioè NO. Ma io cercavo navi, cioè scusami, ma perché Narcisi? No, non c'è navi. Ci chiamo L, io non l'ho mai ben capita questa cosa. L di leggende, che ne so, labirinti, marziali arti, miliardi, musica, montagne, matematica, magia, linguaggio, lucertole, mammiferi, macellare, musica, Elvis è vivo. Musica, misteri. Musica, militare, mammiferi, cioè tipo leggende non c'è. Vorrei capire, cioè come si chiama quella nave? Ok, ah, ok, quindi tu sei sicuro che il team per cui fai il tifo vincerà e quindi il premio, vuoi contribuire al premio di questo team? Ho capito, c'ha senso. Beh, insomma, fallo per te. Probabilmente ho capito, ma fai una cosa per te. Voglio dire, non è che mo lo fai per gli altri. Ma no, vabbè, okay, capisco anche questo, non ti sto dicendo che è una stupidaggine, però. Se è una cosa soltanto per gli altri, per fare un. Vedrai comunque che il montepremio è alto anche senza i tuoi 20 euro. Ok. Sì, è bello, comunque esteticamente molto bello, però non conoscendo io gli altri bundle, magari ce ne possono essere anche di più belli. Senti, io non mi ricordo la nave come si chiamava. Mannaggia quel porco. Andiamo verso la nave. Ma io non so che cosa. Come si chiamava? Allora, l'isola di Buti. Allora. Tanto ridammi un altro volantino, per favore. Queste cose qua. Mi interessa noleggiare una nave, vai. Magnifico! Ah, 6.000 pezzi d'otto, niente, come non detto. Oh, chiami in potenza! Ciao, veterano! Come stai? Veterano! Da mo' che te si sente, però bella questi. Bello questo set. Tornerò più tardi questo set di emoji. Minchia potenza! Senti, io non mi ricordo questo come che cosa voleva in cambio. La nave con la polena, esatto. The Mad Monkey, devo andare a cercare The Mad Monkey. Come stai, campione? Un trionfo, ma mai campione quanto te. Veterano. Vai. Ah, un attimo a fare. Tu lo conosci sto gioco, vedrà? Ok, The Mad Monkey. Devo andare a cercare The Mad Monkey. Che poi vedrà, sto in ferie. Questa è la cosa più bella. È la cosa più soddisfacente. Torniamo a Booty, allora. Oddio, dove stavamo? No, fatto. Torniamo in libreria. Cerchiamo The Mad Monkey. Cerchiamo prima su
Su M va. No, questa è JK che sto dicendo. E M. Prima su M perché va a finire che Mad Monkey, The Mad Monkey. Andiamo sulla T, come non detto. T. Tatuaggi, teatro, tartarughe, tre operazioni chirurgiche, trippa, ulcere, trilogie, trasporti. Tre test per l'orologio di Loch Ness. Trimone. Ho chiesto agli sviluppatori di farmi refund una schia. Vabbè, ma quanto tempo fa gli è scritto, però, scusami. Ieri, vabbè, dagli tempo, dai. Unghie, trilogie, tesoro, tosta. Ragazzi, non. Scusa un attimo, Intanto andiamo un attimo qui. Parla con la tizia. Mi perdoni, signorina. Pubblicità. Sto cercando un libro. Scraftone. Hai l'abbonamento? No, come me ne procuro una, proprio addirittura mancano abbonamenti. I'm back. Avrò bisogno di qualche informazione personale, vai. Nome? Capitano Dread. Ah, dobbiamo farci un indirizzo. Via Mazzina, Piazza Garibaldi, Vicolo Stretto, Via Piemonte, vai, Vicolo Stretto 10. Età 21, 21, 20 apostrofo 1, vai. Occupazione. Pirata. Mi stanno facendo un documento con cui potrò. Vizi. Mi metto le dita nel naso attraverso un irrosso, omicidi, incendi, furti, quel genere di cose. Vai. Bene, la destra è stata spedita all'indirizzo che mi hai dato. Nel frattempo prendi questo abbonamento temporaneo, va bene. Puoi ritirare i libri nella biblioteca, ma solo 4 alla volta, va bene. Ci sono così tanti libri che non posso ricordarmeli tutti. Mi dai per cortesia un. Che libro stai cercando? La gioia della strega, dammi intanto. Non so se altro se serve a qualcosa. In realtà a me serve un libro sulla resurrezione e mi serve la nave la Mad Monkey là. Guardate se mi devo fare tutto lo schedario. Che palle. Che palle, guarda. I libri sono i tesori della mente. Il tesoro della mente. Allora, un attimo. Vabbè, ci può servire. La scrittura è troppo tecnica per me. Va bene. Allora, io avevo un altro libro intanto. Famose citazioni di Vivi. Me ne frega una mazza. Allora, scusate, ragazzi. Questa è la parte più rognosa del gioco. Più pallosa. Cerchiamo tutte le. Biografia e la. Biografia. Big Whoop. Vedere tesoro. Andiamo sul tesoro. Non è che mi frega. Chi sarà disposto ad aiutarmi? Il veterano, veterano, tu vuoi aiutare il buono scraftone in questo problema che ha? È una questione di soldi, eh? Tatuaggi, ulcere, trilogie, trasporti, tre teste per una scimmia. Ah, aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta. Devo guardare sotto, però. Aspetta, aspetta. Se accetti, ti do un bacino e ti busto su Valorant. Guarda, io ci penserei, vedranno. Orologio, l'orgoglio, infezione dovuta ai tatuaggi. Uccelli giganti e altre cose. Perché la gente non legge trilogie? Ai carabini una lira. Senza una lira. Vedere hotel. Va bene, va bene. Manuale di tortura delle unghie dei piedi. Oh, vabbè, questo intanto lo prendiamo. Poi. Vedete che noi siamo su T, ma non c'è il tesoro. No, invece sì, c'è. Poi, vabbè. Torniamo un attimo su una. Anzi, The Mad Monkey, vediamo un attimo. No, torniamo su.
Su tipo su un... Vediamo un attimo su un'ave un'altra volta. I nostri cugini pelosi. Ok. Vedrano sei vivo. Ma Vedrano è un anziano. Non pensi? È un anziano, essendo un veterano di guerra, no? È un anziano, c'ha momenti di capito che si abbiocca. Diane etica di Loron Gilbert. Niente, su N di navi non ci sta niente. Se noi andiamo su leggende, adatto, facciamo da capo, dai, allora. Big Whoop, archeologia, adulti, Zelda Carbuncle. Va bene. Busto, voglie insolite, lecca il cucchiaio d'argento di Fat, mani vuote, Ermantotto, tutto, vaghezza come forma d'arte, animatronici di Walt Disney. Furto di Dametuk. Io Barbanera. Le mani del movimento. Sarah Stan. Libro di Sarah Stan. Sotto le profili. Boltizzi. Quando ho fatto saltare in aria le sciacche. Discutibili ricordi di Gabbro Stripwood, cari amici. La storia dei fratelli Fettuccini. Bevande per tutti. Forzare. Non lo so. Torniamo sulla C. Eccolo, questo ci interessa. Il nostro secolo, vai. Questo ci può servire. Allora. Ah no, volevo un attimo di resurrezione. Torniamo un attimo su R. Vicino al nulla. Ok. Risurrezione, vedere risurrezione. Niente. Vabbè. Vabbè, diciamo che ci accontentiamo adesso di questo. E andiamo a chiedere Ale. È morto Vedrano. Vabbè, ma cosa vuoi? Io stavo. Scrafty, stavo scherzando. Cioè, cosa vuoi che ti aiuti, Vedrano? Scusa, che fatti fa un bonifico. Sto cercando un libro. Che libro sta cercando? Allora. Questo vorrei Big Whoop, vero tesoro, solo un mito. Intanto, vabbè, tanto per così, tanto per avercelo. Ale. Qualcuno che faccia l'espressione bocca a bocca. Avete i grandi naufragi del nostro secolo? Ciao Scrafty, grazie, mi raccomando, eh. Pensa attentamente al da farsi. Buona fortuna. Ci sentiamo dopo. Oh, allora, diamoci una letta. Basta, per adesso basta. E per favore rimetti la lente nel faro, ma non c'ho la lente. Allora, vai, leggiamo. Grandi naufragi del nostro secolo. Dice, qui affondò la Mad Monkey 40N88V, vai. 40N88V, vai. Adesso sappiamo dove andare, ma purtroppo non abbiamo i soldi, quindi come facciamo? Però abbiamo il documento. Vai. Vicolo Stretto 10. Età 21. Pirata. Vai. Vai. Allora, adesso andiamo qua. E andiamo a farci dare del grog. Del simil grog. Anzi, dai proprio l'abbonamento temporaneo alla barista, vai. No, come no, grazie. Ma scusa, eh. Sì, ragazzo. Grog, per favore. Qualche documento per quello. C'ho la destra qua della.
Accetti la mia destra della biblioteca? Ogliela, vai, più che bene. Fammi dare un'occhiata, va, più che bene, vai, vai. Pirata? Non sediamo a tipi come voi qui. Davvero? Ma che stai di? No, dovresti storpiarti una gamba. Va bene. Posso darti da bere ora? Sì, potrebbe essermi utile, vai. Dimmi che veleno vuoi. Che cos'hai? Abbiamo qualche drink speciale. Bimbo di barba gialla, sì. Moncherino insanguinato e... balena blu. E dammeli tutte e tre. Intanto bimbo di barba gialla. Non credo che sua madre sia d'accordo. Non lascia fare. Senti, dammi da bere per favore. Non fare battute di merda. Devo raccontare barzellette. Ma non è far parte del contratto sindacale. Ma non dire proprio. Quello costa un pezzo d'otto. Prendi il pezzo d'otto. Vai. Ecco qua. Una cannuccia sbirula gratis. Dammi sta cannuccia. Vediamo tutti i nuovi clienti del Bloody Lip. Dammi da bere. Dimmi che veleno vuoi e prendiamoli tutti. Moncherino insanguinato. Questo è rosso, non ci facciamo niente. Perché è una questione di colore. Non posso una motosega senza benzina. Grasse risate proprio. Divertente. Mi sto spanciando. Quello costa un pezzo d'otto. Piede sto pezzo d'otto. Ok. Ecco qua. Barista, dammi da bere. Dimmi che veleno vuoi. Balena blu. Specialmente il frullatore non è abbastanza grande. L'avete capita, amici? L'avete capita? Ma poi cos'è il frullatore? Ma seriamente, quello costa un pezzo d'otto. Piede sto pezzo d'otto. Ecco che soffia. Allora, basta. Adesso io posso usarli, posso... tra l'altro bicchiere di un certo... Che schifo. Questo va veramente... è un gusto particolare. No, fa proprio schifo. Che schifo. È un gusto particolare, no, fa veramente schifo. Questo blu, che schifo. È un gusto particolare. Se io uso il blu col gelato, diventa questo drink verde. Usa, tac, tac. Ragazzi, questa roba mi fa sputare denso, bene. Beva fuori allora, dai. Questo è lo stesso, non si sputa qui dentro. Grazie, ok. Sono rimasto a corta di tazzi, bene. Adesso noi abbiamo questo fantastico... sono ammessi di vedere... abbiamo questo fantastico coso verde che serve per sputare denso, d'accordo? Siamo d'accordo? E adesso siamo in... possiamo fare la gara di sputi. La gara di sputi che sta sempre su Booty Island, se non ricordo male. Andiamo a vedere. Ale, ale, ale. Non mi ricordo a che stadia vincere la gara di sputi, francamente. Pa, 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 ra, pa. Per vincere la gara di sputi... occorrono tre cose, che si verifichino tre cose contemporaneamente. Uno, devo barare. Allora, devo barare nel senso che ci sono delle bandierine qua per definire, no, il... cioè, devo spostare le bandierine quando il tizio non se ne accorge, in modo che, capito? Seconda cosa, devo bere questo drink che fa addensare lo sputo. Terza cosa, devo farlo mentre tira vento. E lo vediamo tramite questo fulare che c'ha qui in vita sta tizia qua. Esamina la folla. Il mondo intero ama la crespa. Allora, parliamo con questo tizio. Col capo sputo, vai. Io. No, no, aspetta, voglio. Ci proverò. Un volontario, va là. Bene, state pronti, gente. Questo ragazzo sembra un serio contendente. Come ti chiami, ragazzo? Massimiliano III il Succoso. Mi chiamo il Maestro Muku. L'unico e solo Capitan Catarro. Vai. Capitan Catarro, vai. Il catarraio. Catarromania. Scatarrando per fama e fortuna. Sputa. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, bellissimi suoni, meravigliosi. Purtroppo non siamo capaci a sputare. Questa. Cilecca, cilecca. Scappate, scappate, senza che fai il per... accidenti, peccato, capitano. Facciamogli comunque un applauso, gente. Pa, 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 pa. Bravo, almeno ci ha provato. Allora, adesso noi usiamo... ma noi possiamo parlare col tizio, sempre.
No, no, ci ho ripensato. Capita Calor in casa. Ma no, non voglio riprovarci. Sputa. Vabbè, stavolta abbiamo. Che cos'è? Un sorprendente capovolgimento della gara? Quello non ti qualifica perché abbiamo sputato. Ma credo che meriti un piccolo applauso. Grazie, amici. Grazie, grazie. Peccato ci sono il premio primo posto. Vai. Ma qual è il premio tra l'altro? Più fortuna prossima volta. Va bene, quindi non siamo andati male. Voi che volete fare? Allora, intanto dobbiamo usare. Non l'abbiamo preso. Dobbiamo andare a prendere una cosa importante. Dobbiamo distrarre il tizio. D'accordo? Per distrarre il tizio ci serve il clacson della nave. Esamina. E allora raccogliamoli. Vorrei comprare il clacson della nave, vai. Già come l'ultimo disponibile in vendita. Ho bisogno di avere un come campione. Ma scusa. Ah, no, ce l'ho. Porca troia. Aspetta, ma qua c'è una gamba? Vorrei comprare la gamba di legno. Quella è una delle mie cose preferite nel negozio. Ma non ho sufficienza per poterlo vendere. Ma come. Allora. Pam pam pam. Ci sta sto tizio che sta aspettando le navi. Aspetta le navi, no? Quando sente il clacson delle navi, questo spara col cannone. Facciamo una prova. Vai. Sembra il battello postale, vai. È meglio che spari col cannone, vai, vai. Ecco fatto, molto bene. Ma non vedo alcun battello postale, tu lascia fare. Arriva il tizio. Beh, c'è un battello postale? Pensavo di averla sentita. E invece, vedo. Con vedo intendo. Ho capito. Si intende, ho capito. Costume shop. Vai, dobbiamo fare questo. Quindi, se io faccio uso qua. Il clacson. Mentre non vede nessuno. Ale. Quello spara, sembra che il vecchio. Ok, adesso noi usiamo le bandiere e le spostiamo. Bariamo in questa maniera qua. Ale. Bravo, sto bravissimo. Falso allarme, molto bene. Adesso. No, no, aspetta, aspetta. Capitano Catarro. No, no, no. Gli si è asciugata la lingua all'ultimo istante. E riguardo a voi gente. Bene, allora. Adesso usiamo questo. Ragazzi, questa roba mi fa sputare denso molto bene. Adesso sì che possiamo provarci. Io, vai. Capitano Catarro è in casa. Iniziamo subito, iniziamo subito. Cogliamo tutto. Bene, siamo pronti. Ora, quando tira il vento. Ha battuto il record, cari amici. È stato veramente fantastico. Cari sportivi, oggi abbiamo assistito a qualcosa di incredibile. Lascia che mi congratuli con te e ti dia questa targa commemorativa. Non so se mi spiego. Ti saluto, Capitano Catarro. Capitan Catarro. Forse lasciamogli un applauso. Bravi! Certamente ci sono un sacco di altri premi per tutti voi. Vai. Allora, che pensate, gang? Una targa con sopra un'incrostazione di qualcosa. Che schifo, zio cane. Adesso noi con questa targa andiamo a venderla lì. Andiamo a venderla qui. Molto bene. Se noi a questo gli diamo la targa, spero di ottenere 6.000. Quanto mi può dare per questa targa? Non mi interessa, ma non dire proprio. Cosa intendi? Non vale niente? Per un grumo di fusto su una crosta? Non è solo un grumo di pus, cari amici. Oh, davvero? Cos'ha di speciale? C'è solo lo scudo di colui che ha ucciso LeChuck. Non penso proprio. Veramente? Ciò la rende davvero preziosa. Comunque mi piace il bronzo, vai.
6.000 pezzi d'otto mi sembra ottimo, mi sembra adeguato. Vai. Bene, adesso ho 6.000 pezzi d'otto e posso andare... Posso andare qui dalla tizia per affittare la barca. Leggiamo un attimo. Vai, vai, ripetiamo. Quindi dobbiamo andare a 40N88V. 88... Mi interessa noleggiare una nave. Vai, andiamo a prendere sta polena, va. Magnifico! Come ho detto, la mia tariffa è di 7.000 pezzi da 8. Ok, ti pagherò 6.000 pezzi da 8. Ti sei noleggiato una nave. Vai. Sei pronto a partire ora? Per bacco. Sono in gamba a trovare il litto della Mad Monkey. Che vuol dire sono in gamba a trovare? È un percorso o qualcosa del genere? Sì. Posso mostrarti dove voglio andare su questa mappa che mi ha dato il capitano Dread. 40... Non mi ricordo più. Parappa. Questa nave è così piccola che i topi che la stanno lasciando hanno la gobba. La persona che scrive le tue battute è spiritosa quanto il tuo sarto. Ho visto tazzini da caffè più grandi di questa nave. Possiamo andarci con quella, per bacco. Mi tufferò e cercherò il galeone affondato. Molto bene. Sei sicuro di poter nuotare? Posso trattenere il fiato per 10 minuti, non so se mi spiego. No, non è vero, non è vero proprio, non è, c'è niente qua, ho buttato a caso. Ma ho buttato a caso, ho andato in un punto a caso. Pa, 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 pa. Dai, su, quanto ci metti, per l'amor del cielo? Madonna, che ansia. Vabbè, questo è il posto dove, quando non c'è nulla nel fondale, va bene, ci siamo. Così. Sì, sì. Non c'era niente laggiù, va bene. Vabbè, niente, volevo fare, volevo evitare, insomma. Torniamo alle isole di Booty. Sì. Va bene, allora. Fammelo segnare un attimo. Non mi riesco a ricordare due numeri incredibili. Allora, vediamo un attimo. 40 nord, 88 west. 40N88V. Ale. Sono pronto a salpare nuovamente. Vai. Allora, 40N. Qua, proprio qua. 40N88V. Vai. Beh, eccoci. E adesso... Ho visto più navi grandi in bottiglie. Disturbiamola ancora. Ha 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 ha. Vai. Mi tufferò e cercherò il galeone affondato. Vai. Allè, questa volta dovremmo esserci. Ok, ti stacca il parrucchino, eh. Parappa, pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Eccoci! Di questa fantastica nave dobbiamo cercare, dobbiamo raccogliere la polena. Oh. La testa di scimmia, raccogli la testa di scimmia. Molto bene. Possiamo andare. Sembra l'ancora di Gate. Usa la corda, vai. Pronti, pronti, pronti.
Ho preso la testa di scimmia. Peserà niente. Torniamo all'isola di Booty. Congratulazioni per ciò che hai trovato, Guybrush. Fai pubblicità con tutti i tuoi amici della Capsides Charters. Ci vediamo. Ciao, cara. Divertimento assicurato, vai. Adesso con questo noi, fantastico oggetto, barattiamo per il pezzo di mappa. Ale, ecco te. Bene, bene, bene. Non avrei mai pensato che qualcuno avrebbe preso la polena del Mad Monkey. Posso avere il pezzo di mappa ora? Certo. È tuo. Ho il primo pezzo di mappa, molto bene. Ok, adesso dobbiamo tornare all'albero, che mi pare che stesse sempre sull'isola del Buddha. No, ho sbagliato! Nel profondo della fortezza delle Shack. Ha! Le Shack, signore! Mi dispiace di riferire che il Guybrush ha trovato un pezzo della mappa. Ti dispiacerà ancora di più se ne troverà un altro. Un apostrofo altro. Fermalo ad ogni costo. Ma ricorda, lo voglio vivo. Sì, signore. Cafone. Così accade. Allora, vai, andiamo a recuperare l'altro pezzo di mappa. Per l'amor del cielo. Sull'albero. Noi avendo adesso l'albero di taglia, l'albero. La pagaia, insomma, riparata, posso utilizzarlo per salire qua. Vai, verso l'asse. Allora, usa. Usa l'asse. Adesso raccogliamo l'asse. Usa l'asse con qua. Usa l'asse con il buco. Vai qua, raccogli. Usa il remo rinforzato qua. Credo di capire. Beh, non ci vuole una scienza. Vai. Oh, casette sull'albero. Allora, cosa abbiamo qua? La porta. L'uccello. L'uccello del primo. Quell'uccello che mi ha rubato la mappa. Mortacci sua. Il mucchio. Sono centinaia di mappe, sto coglione. Come faccio a trovare esattamente la mappa mia? La mappa del governatore? Usiamo il cane. Usare il cane con il mucchio. Vai. È una pazzia. Ma potrebbe funzionare. Vai, trovami esattamente la mappa. E là? Piccolo Guybrush. Bravo, bravo ragazzo. Corri a casa ora. Vai libero, vai libero. Bravissimo. Quello è un buon cane. Sì, non c'è male. È vivo, ora ho due sezioni della mappa. Molto bene. Vai. Le cose, gli affari vanno a gonfie vele, cari amici. Va, raccogliamo questi due pezzi, va. Non servono a niente, ma raccogliamo. Bene. Verso il sentiero. Allora, cosa mancava da fare? Qua abbiamo fatto. Fammi pensare. Dobbiamo andare, mi sembra, all'isola di Fatta un'altra volta, vai. Dove c'è la cascata? Ok, andiamo alla cascata. Vai. Arieccoci, ancora una volta. Ha! Le Shack, signore. Volevo solo riferire che abbiamo appena finito di costruire la camera delle torture richiesta. Questi si preparano a farmi le feste. Molto bene. Hai nient'altro da riferire? Ah, no. Bene. C'è un'altra cosina. Voglio sperare che abbia a che fare con la cattura di Guybrush. Beh, quasi. Gli hai permesso di trovare un pezzo della mappa, vero? Gli hai permesso di trovare un secondo pezzo della mappa? Sei pazzo! Prepara la tua nave ed inseguilo. Trovalo o morirai. Così. Allora, vai. Andiamo a prendere il terzo pezzo della mappa. Vai verso il sentiero. Andiamo a fare una gara di bevute. Allora, eccoci qua. La cascata. Andiamo qua.
Come facciamo adesso a chiudere la cascata usando questa fantastica scimmia? Ale, è una chiave inglese, giustamente, no? C'ha la coda a rotella. A maniglia, vai. Ottimo. Abbiamo chiuso la cascata e possiamo andare nell'apertura scoperta di recente. Andiamo. Oh, andiamo in un lungo corridoio misterioso. Di recente costruzione, direi. Che ci fa passare sotto al canale. E ci fa uscire su questo isolotto dove c'è una villetta. Pa, 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 pa. Allora, statua grottesca, tu mi dici. È una grottesca statua di scimmia, tu mi dici. Vai, apri la porta. Oh, sì, cosa desideri? Mi chiedevo se posso entrare un momento. Che cosa vuoi veramente? Sto cercando una mappa. Ho sentito parlare del tizio che abitava qua. In realtà quel il possessore della mappa. Senti, ragazzo, sono stanco di voi cacciatori di tesori. Ho ritirato questa casa 2 mesi fa. E ogni giorno tutto ciò che sento... Hai un tesoro qui? Ma perché voi cacciatori di tesori non sparite e non lasciate in pace un pirata in pensione? Per favore. No. Non toccherò niente. Ho detto no. Tutto ciò che voglio è entrare un momento. Lasciami stare. Per favore, favore. Sono stanco di essere deriso. Sono Gabriel Stripwood, preparati a morire così a caso. Così vuoi fare un duello, eh? Per Bacco. La scherma è per Fivele, la moliti ai damerini. Ti arrendi così facilmente? Questo gioco è una pizza, ma come? Conosco un modo migliore per risolvere una disputa. I veri pirati risolvono i loro problemi con gare di bevute. Gare di bevuta? Entra! Preparo il tavolo. Questo è il mio grog speciale. Mi sembra un albero. Cornice lo specchio. Odio il fatto di doverlo sprecare. Ecco il tuo drink. Bottiglie rum. Tutte c'è la scritta rum. Non mi sono esorcitato. Sai, molti cercatori di tesori se ne vanno quando glielo chiedo. Ma tu sei insistente. Ti aiuterà nella vita, ragazzo. Certo. Ma questo non ti farà entrare in casa mia. Ma come ti permetti? Quanto ci metti? Oh. Sei sicuro di non volerti ritirare? No, grazie. Sono a favore. Sono a favore che... Bevi tu prima. E vabbè. E va bene, qua sveniamo perché il grog non lo reggiamo assolutamente. Boom. E sveniamo così. Addirittura. E che cos'è? Roger Rabbit. E svengo. Proprio ciò che aspettavo. Burp. Vai. Alzati su, non è niente. Oh, la mia te. Madonna, avere un bicchiere di grog. Beh, oddio, grog. Che cos'è il grog? Acqua e rum. Va bene, riproviamoci. Sei di ritorno, per Bacco. Cerchiamo di risolvere il problema. Entra. Prepara il tavolo. Vorrei non aver mai comprato questa casa. Mi ha causato solo problemi. Tutti questi cercatori di tesori che vogliono entrarci. Ok, cominciamo. Ecco il tuo drink. Buttiamo qua questo. Usa il simil grog.
Assolutamente no, stiamo benissimo. Tac. Ok. Sto a badare a me stesso. Abbiamo messo il simil grog, quindi non salta una mazza, cioè non è alcolico. Vai. Ta-da! Ora è il tuo turno. Questo naso rosso. Boom. Ciao caro. Allora, sì, boccate, non ci facciamo niente, ma lo raccogliamo. Allora, cosa abbiamo qua? Il mattone è un mattone basta. Premi il mattone. Cioè, ho proprio risolto. Ah, vedete? Quindi c'era un mattone ballerino. Là c'era il tizio sotto in una stanza nascosto che è morto in una vasca da bagno con la mappa in mano. Dobbiamo andare lì. Dobbiamo riuscire in qualche maniera ad andare lì senza che quella trave di legno inclinata in quel modo ci cacci fuori. No. Allora, cosa facciamo? Mi pare che avevo acquistato un cannocchiale. E non l'ho acquistato, vaffanculo. Vaffanculo, la villa, il molo, la nave di Dread. Mannaggia la miseria. Dobbiamo tornare a Booty Island. Mannaggia la miseria. Para 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 pa. Ma dove sta? Dove sta? Ma il cannocchiale, no? Dove sta? Dove sta? Mannaggia la miseria. Sono estremamente sicuro cosa sia questa cosa. Anche quella è splendida, ma non è in vendita. Ma come? Cappelli da pirata, svolta a sinistra, teschi viscidi, frusta di indie, maschera. Pa 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 para para para. Ciocca di penne. Ma incredibile che non mi ricordo. Cioè, il cannocchiale dove sta? Non mi ricordo. Mi ricordo assolutamente come si faceva a rimediare il cannocchiale. Mannaggia quel porco. Vabbè. Andiamo a fare un'altra cosa nel frattempo. Allora, visto che ci troviamo qua, andiamo dall'amico Stan. Bene, bene, bene. Sapevo che saresti tornato. Per Bacco, i miei clienti tornano sempre. Per Bacco. Eventualmente. Sto cercando una buona bara usata, se vogliamo. Incredibile! Appena sei entrato qui mi sono detto c'è un ragazzo che ha bisogno di una buona bara usata. Sono io. C'è un magnifico affare proprio lì dietro di te. E questo mi sono... Andiamo a vedere. Dunque, questa qui è la bara modello Cadillac. Guarda tutto quello spazio per le gambe. C'è lo spazio persino per Long John Silver. Ecco, lascia che ci entri e te lo dimostri. Ale, chiudi. Certo, certo, tenta con un'operazione di super. Vai, allora, mo ti sistemo io a te. Basta, t'ho chiuso dentro. Arrivederci.
Ti sento bussare dentro, senti che è legno solido. Sì, sì. Pa, 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 pa. È proprio bello qui dentro. Per l'amor del cielo. Potresti guardare se è chiuso quel gancio del coperchio? Sarò lì un minuto, tra un minuto. Ehi? C'è nessuno là fuori? Per Bacco? Yuhu, raccogliamo sta chiave. Adesso uscire da qui. È andata così. Con uno scherzo, uno scherzo, ora fammi uscire da qui. Abbi subito. Ciao caro. Allora, sei ancora lì fuori? Ciao caro, ciao caro, ciao caro. Abbiamo rimediato sta chiave. Adesso, io non ricordo assolutamente come si fa a ottenere il cannocchiale. Pensavo si potesse acquistare dal commerciante lì, ma non l'ho visto, non l'ho trovato. Allora, torniamo all'isola Scab. Perché adesso qui... Ho sbagliato, non devo andare qui a Boutique, devo andare da Voodoo Lady. Aggiorniamo un po' Voodoo Lady sugli ultimi avvenimenti. Andiamo alla bara. Rema verso. Pa, 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 pa. Pa. Purum pum. Eccoci qua. Allora, sei ritornato, signor Tripwood. Pa, pa. A proposito della bambola voodoo. Sì, ha funzionato bene, vero, per Bacco? Ne ho ancora la sensazione. Vuoi farmi leggere la mano? Vedo un cammino difficile per te, Guybrush. Le cose non sono state facili per te da quando hai sconfitto le Chuck, vero, per Bacco? La gente voleva di più. Hai dovuto dar prova di te stesso di continuo. La pressione è aumentata finché hai perso la tua fama, la tua fortuna e l'amore. Adesso basta. A proposito di quel barattolo che stavo guardandolo, non posso prepararti alcuna pozione senza le ceneri dei resti del soggetto. Bene. Ok, allora andiamo a prendere il soggetto. Così sia. Ah, porca miseria, ma non mi dico ho dato via. Vediamo un attimo se il libro che abbiamo preso accidentalmente ci dice quale cripta è da aprirsi qua nel cimitero. Allora, ma non ho preso anche... Ma non mi trovo degli oggetti, per l'amor del cielo. Ma non mi ritrovo i cosi, scusa, eh. Pa, pa, pa. Ho una brutta sensazione. Torniamo a Fat. Torniamo all'isola del governatore. Sto girando un po' come uno stronzo, eh. C'è da dire. Veloce. La villa. Verso le scale. Eccolo qua. Cioè, perché ho fatto questa cosa non ricordo. Per il semplice fatto che si poteva fare, insomma. Ok. Vediamo un attimo.
c'erano quattro pirati. Rapscallion, quello mi serve. Young Lindy, il mozzo. Mr. Rogers, il primo ufficiale. E il capitano Marley. Inchi. Hanno condiviso il pezzo e ognuno ha il suo pezzo, va bene. Quindi Scallion. Rapscallion ha aperto la taverna Steamy sull'isola di Scab. Rapscallion. Ma è sparito anche se uscire in un conflitto a fuoco. Rapscallion. Basta, non leggere più. Quindi dobbiamo cercare la cripta di Scallion. Vai. Però se mi aiuto, scusa. Bene, vai. Torniamo all'isola. Veloce! Ma il cacchio di... Non riesco a capire, ma... Vai, scabba. Sentiero. Dobbiamo andare alla spiaggia. No, ho sbagliato, non alla spiaggia! Devo andare al cimitero, vai. Allora, vediamo un attimo. No, non andare più, non andare più. No, no, non fare. Che errore. Torna indietro. Allora. Esamina la tomba. Com'è lugubre sto gioco, amici. Molto più del suo predecessore. Il ricket. Ecco. Quindi immagino che la chiave sia per questa. Ok, bene. Verso la bara. C'è una scrizione sopra. La felicità è un caldo tricheco. Bene. Che bello, guardate che bello sto. Ci sono dei piedi. C'è un teschio qui in alto a destra che non vedete, però voglio far vedere assolutamente. Guardate che ansia. Vediamo la bara qui. Bacio, mi sono diventato scorbutico. Vai, vai. Questi piedi. Parla di voi visceri trasandati. Siamo nella bara. Le viole sono blu, le rose sono rosse. Stiamo venendo a bordo, guardatemi quella tosse. Bene. Sciacquo, non abbiamo bisogno di saliva puzzolente. Ma che cosa? Esamina la bara. Harg! Forse è questa, vai. Non credo ci sia qualcuno interessante lì dentro. Vai qua. Ok, ci sono delle cene, li raccogliamo. Sedimentose. Sedimentose. Sembrano cene umane, che schifo, vai. Cerchiamo di resuscitare questo tizio. Quindi adesso andiamo da Voodoo Lady. Alla palude. Che palle fa sta attraversata in bar. È molto figa, però è proprio una rottura di coglione. Figo, il meccanismo, le cose che si trovi qui, però che palle. Francamente lì. Parampam. Ale. Benissimo. Sei ritornato, signor Tripwood. Ho le ceneri per quella pozione. Portamele, tieni. C'è solo un piccolo problema. Ho dimenticato la ricetta. Non mi sembra un problema poco. Cosa? È passato molto tempo. E non ho più quel libro di cucina. Ho un libro di ricette voodoo. Sapevo già tutto. Bene. Quante scalpe di granchio dici di usare? 13. Bene. E ciò che ho compensato a quando ho mescolato questo intruglio sperimentale. Grazie. Ricorda, ne basterà una goccia. Per bacco. Vai. Possiamo andare a resuscitare il tipo.
Torniamo al cimitero, vai. Ok, torniamo alla cripta qui. Esamina la bara. Allora. Decine via, sulle... vai. Basta una goccia invece. Ok, che schifo. Che schifo. Ci sono andato vicino. Se non avessi dovuto il mio grembiule d'amianto sarei morto. Per bacco. Tu sei stato ucciso, Rap. Cosa? Sei più morto che sporco. Io sono morto, sì. Sei freddo come gli avanzi di maiale. Ma non sono pronto a morire. Sento che la mia anima non è in pace. C'è qualcosa che devo fare prima di morire. Che cosa? Darmi la tua parte della mappa di Big Boop? No. Ho il brutto presentimento di aver lasciato il gas acceso nel mio ristorante. Mi fa impazzire. Penserò io al gas, Rap. Grazie, ecco la chiave, andiamo. Non fare! Vai. Andiamo a fare spegnere il gas. Non mi sembra così grave, cioè il gas a un certo punto finirà. Ma che è che ci sta il gas? Ma che è? Ci stanno i bomboli del gas nei pirati, in tempo di pirati. Vai, verso la capanna. Usa la chiave in la porta. Ale. Effettivamente il gas è più che acceso. Ale. Sotto c'è scritto qualcosa. Dice ricorda di spegnerlo. Esamina il forno. È vuoto. Tranne che per i wurstel in salsa piccante. Raccogli i wurstel. Beh, non mi dai wurstel. Vedi, i barili sono vuoti. Ma babà. È aperto. Se chiudo? È aperto rugginito. E vabbè, niente, non si può. Basta, siamo soddisfatti, via. Torniamo al cimitero. Voi intanto fate, non vi preoccupate. State. Vai, cimitero. Vai verso la cripta. Usa la cenere del vita su bara. Ale. Ebbene. Avevi ragione, il gas acceso. Era acceso. L'ho spento. Grazie. Suppongo che dove andrò non avrò bisogno di questa mappa comunque. Vai, dammi. Allora, sta magni, che schifo. Grazie. Ora posso finalmente riposare in pace in terra. Come un booster dentro a un morbido panino. Ah! Con questo sono 3 pezzi della mappa, ne manca solo uno. Ale, molto bene. Chiudiamolo. Adesso, il problema è il cannocchiale. Non mi ricordo assolutamente il cannocchiale dove si prende. Perché era un cannocchiale, giusto? Non ho veramente idea, guarda. Pa 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 p
Facciamo un salto a Wootic, perché non mi ricordo se qua potevo trovare un cannocchino. Non penso, perché figurati. Sì. Vabbè, il coso è tornato qui. Vabbè, non ci interessa. Non pensavo ci sia un cannocchiale in giro. Poi magari non era il cannocchiale. Mannaggia la miseria. Cosa devo fare? Mi serve. Vabbè, gli è riparato la gamba. Molto bene. Iu. Vabbè. Sto riflettendo amaramente sul da farsi. Penso proprio che in camera di largo ci sia un cannocchiale, cosa se ne deve fare? Io credo che grosso modo su Scab Island sia tutto, cioè dovrò poi tornare dopo dalla signora Voodoo, sicuramente, ma ci tornerò. Dopo, una volta aver raccolto tutte le mappe, tornerò a Wootic, non è che ci tornerò ovviamente, però cimitero, cose, la nave di Dread, quindi all'interno della fortezza di Lichak, bla bla bla, di cui abbiamo le diapositive. By Pumpling Largo, mi hai chiamato? È vero che Gebrush Trippwood ha trovato il terzo pezzo della mappa di Big Whoop? Ah! Sì, signore. Stavo per. Perché non sei venuto a dirmelo di persona? Largo fa una brutta fine. Beh, volevo la conferma che lui veramente. Largo. Sei stato il mio scagnozzo di fiducia per anni. Ma non esiterò a trascinare le tue viscere dietro la mia nave. È quello che succederà, penso. Se non mi porti Gebrush per prima che trovi quel tesoro. Adesso, io ragazzi non mi ricordo come si va. Non mi ricordo. Verso la porta. Cosa mi sta sfuggendo, di grazia? Busta vaniglia è vuota. Ma l'organetta che cacchio mi serviva, di grazia? L'organetto. Che cacchio mi serviva l'organetto? Non ricordo! Allora, fammi ci pensare un attimo. Potrei non aver visto bene la villa. Il moro, la villa. La villa del governatore su Booty Island. Perché il discorso è qua, cioè il discorso è questo, che a me serve per. Bisogna premere il pulsante giusto, no? State cortesco, qua c'è. Sta scimmia, no? Io non penso proprio che facendo così ci riesca. Lente del faro. Cioè, se faccio uso del lente del faro, niente. Allora, quindi, cosa si fa qua? Facendo arrivare la luce. Cioè, noi possiamo usare lo specchio con la cornice dello specchio, molto bene. Adesso apri le persiane, qua si apre, entra la luce da fuori tramite il cannocchiale che è retto dalla statua della scimmia e rimbalza su uno specifico mattone, non un mattone a caso, premendolo l'asse qua praticamente.
premendo qua, l'assa si mette in maniera tale che io cada dentro e possa finire in quella stanza qui. E raccogliere, va bene? Raccogliere. La mappa, il quarto pezzo della mappa. Come si va a uscire da qua senza niente? Il quarto pezzo della mappa. Però io sto cannucchiare, non mi ricordo assolutamente come si ottiene. Si ottiene. E non, proprio non ricordo neanche, non ho neanche un ricordo del perché uno dice, vabbè, un cannocchiere è un oggetto, lo prendi dal venditore, no? Isola di fatto, francamente, non c'è niente. Tu non ce l'hai un cannocchiere ad armi, eh? Torniamo all'isola dei Buti. Sto tizio qua, per esempio. Ugus the Watt. Salve di nuovo. Stai parlando con me, ragazzo? Quali sono gli scopi ufficiali di questo cannone? Guardo il mare e quando il battello postale arriva sparo con il cannone. Fa una piega. Dannate nave in ritardo di 3 giorni. Tu lascia fare. Non hai un fratello di nome Franco per caso? Così a caso. Ragazzo, l'unico Franco che conosco è Rossi Franco. Beh, chi? Quello che al mattino è sempre stanco. È uno scherzo, ragazzo. Uno scherzo, va bene. Sei qui per il carnevale, può darsi. Che genere di infortuni ci furono per la caccia al tesoro? Qualche tomba è stata profanata e va bene. È stato proprio un brutto affare, tu mi dici, eh? Beh, godi il carnevale. Cortesemente. Cortesemente datemi il cannocchiale. Non ha un cannocchiale qua, no? Qualcuno pagherà a caro per cui tanto questo rabbia, va bene. Qua dentro non braccio. Ora devo andare, così a caso. Che ci devo fare con... Perché ora ho comprato un copio di cerchioni? Non so. Così, a caso. Vabbè. Quanto? Meglio che risparmi assolutamente. Raccoglie. Papà. Sciocca di penne. Ma perché mai dovrei comprare la sciocca di penne? Non so, cioè, non riesco a vedere il cannocchiale se sta qua dentro. Se sta qua dentro. Ma non... Bende per l'occhio, raccogli e bende per l'occhio. La piccola cornice. Pappagallo. La frusta d'Indy. Teschi viscidi, cioè qualcosa a caso. Il cappello di pirata. Sto a comprare cose a caso.
peso alcune tonnellate per tutta sta roba che sto raccogliendo. Lampade. Non mi ricordo assolutamente mai. Non lo so. Quanti soldi ne sono rimasti? 280. E raccogliamo sto. C'è l'ultima cosa che posso raccogliere è questa. Non ci serve a nulla, tra l'altro. E piede 699 vesti da 8. Fa come vuoi, maledizione. Cioè, non sapendo cosa fare. Non sapendo cosa fare, raccolto tutta la roba. Ho comprato tutta roba a caso. Allora. Allora, vediamo un attimo se magari qua. Aspetta, il grande albero. Ah, il grande albero sicuramente. Sicuramente il grande albero. Allora, usa. Rifacciamo tutto questo servizio. Ale, ale, ale. Vai. Vai. Mortacci su, eccolo qua. Ho speso una fortuna, amici. Non sembra importante, invece è importantissimo. Oh, ce l'abbiamo finalmente. Possiamo progredire e prendere il quarto pezzo di mappa. Raccogliamo il remo rinforzato. Mannaggia quel porco. Andiamo. Dov'è che dovevamo andare? Ah, ok, all'altra isola. Vai. Nave di Dread. Andiamola. Andiamo, andiamo all'isola di Bu. Dov'è che dobbiamo andare? Ah. Fatto. Vai. Incredibile. Il venditore non ha un cannocchiale. Ce l'ha. In compenso un albero. La villetta. Vai. Ok, adesso possiamo usare il cannocchiale con la statua grottesca. Ale. Tac, tac. Oh. Sappiamo esattamente quale statua, quale pulsante raccogliere, quale pulsante premere, scusate. Il mattone, premi mattone. Oh, ce l'abbiamo fatta, amici. Il pezzo di mappa. Questo è l'ultimo pezzo di mappa. Ehi, non posso ancora farci niente. Già, serve un cartografo. Credo di aver bisogno di un esperto. Sembra che sia morto facendo il bagno. Beh, bella, bella che sento, eh.
Esamina. Oh, ci siamo, eh? Quindi questa è l'isola di Inchi e dobbiamo... Andiamo! Non c'è modo per andare via velocemente. No, 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 no,
Vai, torniamo a Scab. Andiamo da Wally al cartografo. Attenzione. Che noia, addirittura. Le ciak, signore. Ho buone e cattive notizie. La cattiva notizia è che Gabriel ci ha trovato l'ultimo pezzo della mappa. Ah, la buona notizia è che ho un piano infallibile. Ah, vedete, lui dovrebbe portare la mappa dal cartografo per farla decifrare. Lo precederò prima che ci arrivi. Se il tuo piano fallisce, non fallirò Vostra Eccellenza Voodoo. Scritto Voodoo proprio. Allora, andiamo dal cartografo. Vai verso la porta. Il buon cartografo Wally ha bisogno di un monocolo. Lente del faro. Dai, lente del faro a questo. Questo andrà bene, grazie. Bene, adesso che ti ridò, ti do i pezzi della mappa. Vai. E che cos'è quella? Una mappa? Per Bacco? Sembra solo la parte di una mappa. Ho le altre parti proprio qui. Molto interessante. Puoi metterle insieme e fare un'unica mappa per me? Lo farò se mi farai una commissione. Per Bacco, vai alla casa internazionale del Mojo e chiedi alla veggente della mia pozione è pronta. Va bene. Cercherò di finirla per quando tornerai. Vai. Andiamo dalla signorina, vai. Dalla signorina Voodoo. La palude. Vai verso la bara. Povero Wally, succederà di tutto in mia assenza. Vai rima verso la capanrla. Ale. Signorina, salve. Sei ritornato, Sigtripud. Wally mi ha mandato a ritirare la pozione dell'amore. Oh, ok. Digli di divertirsi da parte mia, ma di stare attento, assolutamente. È roba potente. Non vorrei che quel poveretto si facesse male. Aspetta. Ho appena sentito un'interferenza nella forza. La forza. Come se una voce sottile sottile avesse chiamato terrorizzata. E poi in fretta avesse inciso un messaggio sul tavolo. Credo che Wally sia nei guai. Credo che le ciacche c'entri in qualche modo. Corri! Oh oh! È meglio che vada a vedere. Corri! Corriamo da Wally! Povero Wally, l'ho messo nei guai. Attenzione, c'è una cassa qui. La cassa di imballaggio per il pirata fantasma Le Chak. Presso il villaggio di Le Chak. Contenuto articoli Voodoo. Bene. Wutik, vai. Maledetto! Ci hanno fregato la mappa di Big Whoop. Vai verso la porta. Dov'è andato? Qualcuno qui ha inciso in fretta un messaggio. Dice soltanto Le Chak. Oh no! Le Chak ha rapito il cartografo. Povero ragazzino. Ehi, alla mia mappa. Maledetto!
Maledetti entrambi. Largo il Chuck. Ok. Esamina la cassa. Anzi, apri la cassa. E ci si infiliamo dentro. Andiamo a cercare sto cacchio. Credo che qualcosa si stia muovendo qui dentro. Tu lascia fare. Ehi, Rico, potrei usare solo una mano con questa. Ragazzi, gli amici dell'UPS, sembra un'altra cassa di serpenti vivi. E si sentono anche. Beh, mettiamolo sul camion, il famosissimo camion. La fortezza delle Chuck, cari amici, eh? Ci avviciniamo al pessimo Le Chuck. Nella cassa di imballaggio degli articoli voodoo, diventata la sua casa per i seguenti 5 giorni e notti, Guybrush è costretto a mangiare polmoni di pipistrello e vesciche di anguilla per sopravvivere. Buone, buone. Finalmente Guybrush e il resto della merce vengono consegnati sulla porta del più spaventoso villano dei Caraibi, vivo o morto che sia, il pirata fantasma Le Chuck. Ah, la cassa di imballaggio degli articoli voodoo di Le Chuck. Sai, di solito non facciamo consegne così lontano. State per caso cercando la mancia? Beh, avete pensato male. Le Chuck non dà mance. Accidenti. Ma che tipo? Ma che stiamo... Negli anni 80 che diamo le mance che ai fattorini, scusa. A proposito. Però sono di mappe. Di mance. Allora, siamo... Tanto rispondiamo a un commento di Wallone su Instagram. Quanto testosterone in questa foto. Bene, allora ragazzi, siamo dentro la fortezza delle Chalkl. Bene. E andiamo in cerca. Ah, già c'è la porta qua. Vai verso il passaggio, vai. Oh, adesso qua so dolori, esame. Esame, non sembra importante il cartello pieno di spine. Tra l'altro, apriamo un po' questo. Esamina, vediamo qui. Ci sono dei fiammiferi qui dentro, molto bene. E qualcosa che dice bomba dell'amore sopra. Va bene. Oh, allora, cari amici, qua il problema sussiste, si presenta. Perché praticamente... Sul retro della carta incrostata di sputo io mi sono appuntato, cioè lui si è appuntato, il balletto che hanno fatto i suoi genitori in sogno, che sostanzialmente è il passaggio che da seguire nella fortezza di Le Chuck per arrivare, insomma, a Le Chuck. Quindi l'osso della gamba è unito all'osso della testa, quindi gamba-testa. Vediamo un attimo, Perché queste immagini che vediamo sono delle porte in realtà. Quindi osso testa, quindi gamba testa anca. Quindi io non mi ricordo assolutamente com'era sta faccenda. Gamba, testa. Testa, anca. Già probabilmente ho sbagliato. Testa, anca. Allora, rifacciamo.
Allora. Vediamo un attimo, intanto che scrive il buon Michele, il buon Minni. Allora, quindi mi serve. Quindi gamba, scusami, gamba, testa, anca, non mi ricordo assolutamente com'era qua, gamba, testa, anca. Non era facile, questa è la parte che mi ha sempre messo più in crisi in tutto il gioco. Gamba, testa, cioè la gamba è unita alla testa. La testa unita all'anca, fine, cioè gamba, testa, quindi cerco per esempio una gamba che sta attaccata alla testa, no? Gamba, testa, anca, giusto? Gamba, testa, anca, poi che ci sta il costo, la costola, cioè non so. Gamba, testa, gamba, testa e anca. Quindi questo dovrebbe essere. Ok, quindi allora facciamo. Gamba, testa, anca, qua. Poi. Costola, braccio, testa. Costola, braccio, testa, vai. Testa, costola, anca. Testa, costola, anca. Questa. Quindi questo è uno scheletro normale. Male. Non ci siamo. Quindi questo. Costola, braccia, testa. Anzi. Sì. Costola, braccia, testa. Costola, braccia, testa. Gamba, anca, braccio. Gamba, anca, braccio. Testa, costola, anca. Testa, costola, anca. Ale. Allora, vai. Poi abbiamo sto portone. Porta enorme, con tutti i lucchetti massicci. Non c'è niente da fare, neanche un gioco d'avventura saprei aprire questi lucchetti. Ma qua c'è. Io faccio apri la porta e mi si apre una porticina. Ce l'abbiamo fatta, amici! Trono Cthulhu Chuck. Cos'è sto luogo, cos'è? Non sembra importante, ma come non so. Potevano fare una frase. E qua c'è la chiave voodoo della cella. Perché noi dobbiamo cercare la cella che contiene il buon Wally. Siamo stati catturati, amici! Maledetto! Guybrush Threepwood! Finalmente ti ho catturato! Ho cercato in ogni isola! Navigato per ogni mare! E ora sei mio! E che cosa hai da dire in tua difesa? Gulp. Largo. Sì, signore Chuck, signore. Porta Guybrush giù nella camera delle torture e prepara la macchina. Amici! Sì, signore. No! Arg! Sei in un mare di guai, Guybrush Threepwood. Ora che sei mio, pagherai per ciò che mi hai fatto. Ehi! Ma è stata una sciocca e sola tra amici. Silenzio! C'è solo una cosa più dolorosa di essere resuscitato dalla morte e ficcato in un corpo marcescente. Sai che cos'è? È ciò che sta per succederti! Oh! Possiamo parlarne? Vedi la candela quando brucia la corda? Il sacco cadrà sul soffietto. Quando si comprimerà sparirà un proiettile.
che rimbalzerà su quella padella, quindi sullo scudo dietro di me. Poi rimbalzerà sull'altro scudo e alla fine colpirà il palloncino verde. Quando esploderà farà cadere la leva, lasciando il dente d'arresto sulla ruota della catena. E ti spedirà giù nella buca d'acido. Non fare! Accidenti, io... Sai che cosa accadrà poi? Beh... Io prenderò le tue ossa, mentre sarai ancora vivo e dolorante, e quindi con esse ne farò una sedia. Beh... La chiamerò la sedia urlante. Beh, ogni giorno mi ci siederò per sentirti urlare. Beh, ma manco a far così. Qualche domanda? Allora... Qua praticamente io... vabbè... Quindi io praticamente vediamo un attimo questo meccanismo. Purtroppo c'è la telecamera. La candela taglia il filo, cade qui il caciocavallo su questa padella, spara il proiettile che rimbalza qua, rimbalza qui, taglia il filo, la carrucola inizia a girare e io cado giù. Basta. Qual è il segreto di Monkey Island? Tutto sarà liberato tra poco, non dire. Perché non mi hai sparato da quando sono entrato senza tutto sto giro? Perché avevo un dischetto extra, beh. Perché? Dov'è la toilette? Mi sto stancando delle tue stupide domande. Preparati a morire. Non fare! Ragazzi, allora, io qua una volta ho sfidato il gioco. Effettivamente si può morire qua. Non mi ha detto cosa voleva fare di me. Forse una poltrona. Quindi ragazzi, adesso io qua cosa va fatto? Bisogna spegnere la candela. Se non mi sbrigo a spegnere la candela, muoio, finisco nell'acido. Allora, cosa dobbiamo fare? Io mi bevo, devo addensare lo sputo. Ale. E abbiamo sputa, spruzza, cicca, getta, schizza, emetti, lancia, scatarra. Dire scatarra. Dobbiamo spegnere la cosa, però c'è Wally di mezzo, quindi non si può fare. Attento con lo scudo. Quindi dobbiamo fare tutto un gioco. Scatarra sullo scudo. Vai. Ok. Scatarra di nuovo sullo scudo. Adesso è messo meglio. Vediamo un attimo. Ok. Adesso è messo bene anche quello scudo lì. Scatarra qui. Ok. Riproviamoci. Tac. Tac. Ale. Bene, la candela è spenta, noi siamo salvi. Il problema, e adesso quello mi sono sempre chiesto, è come fanno loro all'ombra, arg. Cosa succede qui dentro? Largo! Riaccendi la candela. Come hanno fatto lui a loro essere scappati? Trovalo! Ha! Credo proprio che ora le Shaq sia veramente arrabbiato. Già. Ehi, Wally. Sì? Dove siamo? Bella domanda. La roba. Non so cosa sia questa roba. La roba. Casse dell'imballaggio. Queste sono casse dell'imballaggio, ma non so cosa ci sia dentro. Adesso noi abbiamo la fantastica candela qui, dei fiammiferi. Sacro sudore di puzzola. Che bella sta scena. Ehi, hi. Il fiammifero... In una stanza di TNT esplodiamo, tutta la fortezza salta per aria. Boom. E noi pure voliamo in giro. Non si sa Wally che fine fa, ovviamente. Dinky, l'isola di Dinky. Quella l'isola dove sta Big Whoop. Pam pam pam. Molte ore più tardi, infatti un bel voletto di ore. Bam. E rimaniamo così. Verso la roccia c'è dentro un dentino di qualcosa sul quale ho battuto la testa. Bene, abbiamo lasciato un dente. Esame il cartello. Benvenuti sull'isola di Dinky. Ha molto in comune con casa del tesoro di Big Whoop. Ha molto in comune con Monkey Island. Sta. Esame la bottiglia e vuota, c'è un tappo sopra. Raccogli. Apri la bottiglia. Non è un tappo a vite. Quindi. Vabbè, abbiamo preso una bottiglia. Allora. È una distillatrice di spirito. Bicchiere di martini. È asciutto. Raccoglie. È dry, l'avete capita? Piede di porco. Beh, insomma.
Raccogliamo piede di porco. Cassa di imballaggio. Acciughe, raccogli. C'è un cracker qui dentro, raccoglilo. È un cracker con poco sodio, non so se mi spiego. Allora, questo è Herman Tutrut, che sta anche qua, esattamente come Monkey Island. Ciao Herman. Oh, ciao. Ti stavo aspettando, aia. Cosa significa che mi stavi aspettando? Questo è il nostro appuntamento, il momento finale della mia esistenza. Non dire. Il resto è stata un'anticipazione a tutto questo. Dici sempre cose del genere? Ciò che dico non è sempre uguale, è solo detto allo stesso modo. Vuoi dire che tutta la tua intera vita è stata un preludio per incontrarmi qui oggi? Anche la tua, beh. Ma vedi, il momento è già passato, beh. Ora il nostro incontro non è altro che un'altra nota nella grande overture del prossimo passaggio. Cosa stai facendo qui? Sto insegnando filosofia qui. A chi sta insegnando filosofia? Proprio qui sulla spiaggia? Di sicuro è meglio che sulla cima di una montagna tibetana. Beh, nei momenti liberi posso fare del surf. Che razza di filosofia insegni? Neo-essenzialista cartesiano. Va molto di moda ai cocktail party quest'anno. Molto bene. Quanti studenti hai? Beh, nessuno per il momento. Ma non appena si spargerà la voce di un guru che insegna un bellissimo luogo come questo, dovrò tenerli a bada con il bastone. Potresti insegnarmi la filosofia? Ok, ecco a te un koan zen. Un cosa? Un puzzle filosofico. Cosa? Se un albero cade nella foresta, nessuno è intorno ad ascoltare. Di che colore è quell'albero? Mi arrendo. Pensaci poi più e torna quando non hai una risposta. Vabbè. Questo pappagallo. Carissimo Polly. Rivediamo ancora una volta. Oh, al diavolo. Allora, questo qui conosce, ha sentito. Sono queste qua, sono frasi che i quattro che avevano, si sono spartiti la mappa di Big Whoop. E sono le frasi che lui ha ascoltato e sta ripetendo a pappagallo. Bisognerà dargli dei fantastici cracker per farmi dire tutta la strada. Intanto andiamo verso la giungla. No, non andiamo verso nessuna giungla, perché insomma. Allora, l'albero. La forma di un albero, di una lumaca gigante. Allora, usa il martini con l'oceano. Usa con la distillatrice. Acqua distillata. Apri cassa di imballaggio. Ic, no, puzzano come l'acciuga. È aperto. È vuoto. Intanto dai il cracker a pappagallo. Va bene. Dirigi adesso dallo stagno del al dinosauro. Dallo stagno al dinosauro. Allora. Sì. Allora, vediamo un attimo. Se non ricordo male, questo isolo non è percorribile. Devo andare un po' a zonzo nella foresta. Andiamo qua. Verso altra giungla, vai. Verso la borsa. C'è qualcosa grumoso dentro. Usa il piede porco con la borsa. Tu sei giusto farlo? Che vuol dire non sia giusto farlo? Cioè, devi in qualche modo arrivare lì. Scusa, eh.
come si faceva? Perché non... Scusa, raccogli. Quindi mo... Ah, ho capito, ho capito. Allora, qua c'è una fantastica bottiglia, va bene. Questa bottiglia la andiamo a spaccare sulla roccia, dove ci ho lasciato un dente. Questa musica fa molto Indiana Jones, eh? Boom! Ok, adesso la mezza bottiglia. Tanto potrebbe essere un'arma niente male. Allora, andiamo a vedere. Adesso ci arriviamo. Bene. Raccogli la scatola. Adesso usiamo l'acqua distillata con... Vale. E abbiamo cacciato fuori altri due crackers. Gli diamo altri due crackers al pappagallo. Che ci rivelerà, rivelerà la zona. Dai, cracker a pappagallo. Dai, cracker al pappagallo. Allora, andiamo un attimo. Allora, carissimo Polly, quindi... Est stagno dinosauro. Ripeti. Nord dinosauro. Mucchio di rocce. Quando ecco est rocce X. Ale. Bene, grazie, grazie pollone. Vado a cercare sto big whoop, vai. Vai verso altra giungla. Ah, intanto qua abbiamo una cassa. Raccogli la corda. È inchiodata. Usa il piede di porco con qua. È dinamite, proprio come diceva. Raccogliamo la dinamite. Bene, possiamo chiudere la scatola? Bene, allora, da qui possiamo andare. Est da stagno a dinosauro. Continuiamo ad andare est. Bene. Dinosauro, c'è un dinosauro nella giungla, poi. Nord. Continuiamo a nord. Un delfino. Che fa? Vengono qua dei giardinieri a curare la giungla, scusa. Mucchio di rocce, molto bene. Est. Oh, la grande X. Questa è la seconda X più grande che abbia mai visto. Vai. Abbiamo una pala, vai. Ho toccato del cemento. Bene, quindi qua dobbiamo mettere la dinamite. Beh, accendiamo la dinamite, per l'amor del cielo. Questo è l'ultimo fiammifero, vai. Vai. Oddio, ma siamo pazzi. Cielo. Santo cielo. Quel rumore veniva dall'isola di Dinky. Madonna, come fai a... Deve essere quell'idiota che sta armeggiando quel tesoro di mio nonno. È meglio che vada là. Ragazzi, ragazzi. Il tremolio. Cos'è il tremolio?
Sembra ambiguo come quello su cui sto. Verso il baule del tesoro. Quello deve essere il tesoro di Big Whoop. Adesso. Aste metalliche. Sembrano forti a parte le essere piegate. Vai. Indiana Jones, eh? No. Ah, già, dobbiamo usare un attimo. Fare un attimo. Credo che terrà. Vai. Ragazzi, siamo arrivati a Big Whoop. E da qui. Il racconto che stava facendo Guybrush si interrompe perché siamo arrivati al punto in cui, ecco, Indiana Jones. E quindi da qui si ricongiungono la storia che sta raccontando Guybrush con il presente, ok? Dove arriva Elaine e tu sei apparsa circa 3 giorni dopo, quindi sono 3 giorni che sto appeso così. Mi aiuti adesso? Qualsiasi cosa pur di farti tacere. Deve essere una bella storia, una delle storie più lunghe che abbia mai sentito. E purtroppo, dopo 3 giorni, mi si spezza la corda e io cado giù brutalmente. Brutalmente. Oh mamma, ragazzi, il botto è stato veramente forte. Io. Siamo vicini alla fine. O forse è già la fine. Puntini, puntini. Io concluderei qua la live di oggi. Perché il finale è veramente molto intenso e molto bello. Io non lo voglio fare tutto in una volta. Voglio fare una terza puntata che sarà breve, sarà molto breve, soltanto del finale, che merita veramente tanto. Quindi io concludo qua la live di adesso, insomma di oggi pomeriggio. Non escluso che farò qualcos'altro tra poco. Intanto io vi auguro una buona serata, un buon pomeriggio. Vado intanto a fare una merenda, qualche cosa, un frutto. E ci vediamo presto, sicuramente col terzo capitolo, la terza parte di Monkey Island 2. Grazie a tutti di essere intervenuti e passati, ci vediamo presto.